Abbiamo cominciato questa mattina la consegna di 190 autobus nuovi, 170 più o meno per il trasporto extraurbano, il resto per il trasporto urbano. Sono prodotti veramente all'avanguardia in Italia per quanto riguarda la fruibilità da parte dei disabili. Abbiamo delle app collocate all'interno che consentono di avere il massimo di sicurezza per il personale viaggiante e per gli utenti. Abbiamo la collocazione di centinaia di paline dentro l'area urbana dalle quali si trasmetteranno le informazioni ai viaggiatori sui tempi di percorrenza, sulla distanza del pullman dalla fermata e così via. Stiamo procedendo nel rinnovo totale di tutto il parco dei mezzi su gomma e su ferro, essendo partiti da zero. Completeremo entro il prossimo anno l'acquisto di oltre 1600 autobus nuovi, quindi veramente uno sforzo gigantesco al servizio delle nostre comunità. Abbiamo fatto uno sforzo gigantesco sul piano sociale per dare una mano ai lavoratori, alle famiglie, e sul piano del rinnovo dei mezzi pubblici. A Caserta poi prevediamo, come sapete, un ulteriore investimento molto importante di 25 milioni di euro per avere un terminal bus quasi di fronte alla reggia di Caserta, l'ex canapificio. È un lavoro bellissimo, vedrete, si farà un terminal davvero quasi unico in Italia, davvero una cosa che porta all'avanguardia anche la città di Caserta. È una buona giornata per il territorio del sud, che ha dimostrato efficienza, amore per il proprio territorio da parte delle istituzioni e garanzia di risultato. Quindi credo che poter avere oggi un primo step di autobus già che entrano in esercizio pari a 100, a un numero abbastanza ingente, sono 124 autobus a cui seguiranno altri 20, perché il PON Infrastrutture e Reti 14-20 del Ministero Infrastrutture, che qui io rappresento come autorità di gestione e responsabile dell'attuazione di questo programma, finanzia per la Regione Campania 144 autobus per un importo di 59 milioni di euro, che è pari al 33% del totale che il Ministero con il React-EU, che è sono le risorse aggiuntive a forza del Covid, questo programma ha beneficiato su espressa richiesta dell'Italia all'Europa, e pari a 175 milioni. Io credo che la Regione Campania ha beneficiato, ma ha anche dimostrato efficienza. Rinnoviamo una buona percentuale del parco mezzi di Campania, che è di 700 autobus, ma ci sono state assegnazioni anche di mezzi nuovi lo scorso anno e ancora l'altro, per cui si abbassa notevolmente l'età media degli autobus del parco mezzi. In più questi qui hanno tutta quanta la dotazione di sicurezza, sono dotati anche per il trasporto dei portatori di handicap, sono dotati anche di tutti gli strumenti per l'innovazione tecnologica, contapasseggeri, telecamere, il tap and go, quindi con la possibilità di fare il biglietto anche sul mezzo, con la carta di credito. Devo dire, questo è un passaggio fondamentale che insieme all'altro che abbiamo presentato stamattina, cioè delle paline intelligenti che saranno installate entro il mese prossimo nelle città di Avellino e Caserta, che sono le città che serviamo, l'urbano che serviamo, circa 500 paline che sono, come dire, non solo funzionali a tutti, ma sono anche sostenibili e sono anche integrate, perché saranno fruibili a tutti, anche, come dire, ai non vedenti. Ci sono i microfoni che annunciano l'autobus quando sta per arrivare, con che ritardo arriva. Devo dire, insomma, un passaggio importante e strategico per migliorare la qualità del TPL in Campania.